Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vi presento la nuova interfaccia di SyncLink, Saimaa. Saimaa è un lago finlandese ed è la nuova interfaccia. L'interfaccia precedente si chiama Rovesi ed era sempre un lago. In questo video esploreremo la barra degli strumenti che vediamo quando l'immagine è in primo piano. E vi illustro come creare le cartelle e come gestirli. Questo per organizzare meglio i nostri contenuti e per poterli condividere con i nostri ragazzi nel momento in cui uno ha un account premium. Chi crea un nuovo account con SyncLink ha automaticamente questa nuova interfaccia. Allora, l'interfaccia è fatta di nostro contenuto. Adesso un attimino. Faccio anche la traduzione della pagina in italiano. My Content, che una volta era My Media. Abbiamo le cartelle, abbiamo i nostri file e poi chi ha dei gruppi qua, chi ha un account premium qui ha la sua organizzazione. Le collezioni per il momento non funzionano. Qui io posso, se sono uno studente, utilizzare il codice di invito per raggiungere un laboratorio, un corso, una cosa particolare che il mio docente vuole condividere con me, oppure posso utilizzare il codice di invito per raggiungere proprio la classe del mio docente. Qui io ho tutte le impostazioni del mio account, questo è importante. Ma la cosa più importante per noi, la prima cosa, è come creare un SyncLink e cosa, come funziona. Allora, io vi suggerisco a tutti di partire da un clone, quindi da un'immagine. SyncLink ve ne dà all'inizio 3, in questo caso qua io ai miei studenti vado a dare questo, quindi clicco condivido e li vado a consegnare questo. È molto carino perché nella condivisione io ho più possibilità. Potrei darlo immediatamente tramite Classroom, questo SyncLink da clonare, oppure posso, scusate, condivido, copiare il link e per fine, se siamo con la LIM e si lavora con dei tablet, potrebbero anche scannerizzare il codice, molto molto utile. Questa è una bella novità. Adesso qui noi andiamo quindi. Facciamo che loro l'hanno ricevuto, lì appare e chi la riceve in questo modo. Quindi il clone si apre con il link in questo modo. Adesso è importante di andarlo a clonare e si prende quest'icona, vedete che è proprio l'icona che indica copia. Clicco. Ok, attenzione. Il clone adesso non si apre automaticamente, ma lo troverò nella mia pagina, nei miei contenuti. Adesso ci vado. La prima cosa che è importante secondo me quando abbiamo un nuovo contenuto, una nuova cosa, è esplorare, diciamo, come funzionano questi contenuti. Adesso andiamo nell'editor. La cosa bella della copia è che io potrei modificarlo. In questo momento non andiamo a modificare, ma andiamo a vedere come fa. Abbiamo tre tipi di funzioni. Il done è quando devo uscire, quando ho finito. I settings è, diciamo, l'immagine, lo sfondo principale e ho questo. Posso nello sfondo caricare un audio. Posso decidere di nascondere il logo di SyncLink e posso anche disabilitare. Voi vedete che in questo momento si illuminano, si muovono un po' l'icona, potrei anche disabilitare questa funzione. L'ultima, anzi la prima funzione è lo sfondo, diciamo quando si crea un tag. È utile magari secondo il colore dell'immagine, il progetto che stiamo facendo, carino che possiamo anche personalizzarlo. Possiamo perfine indicare il tipo di colore che vogliamo. Allora comincerò a farvi vedere piano piano le diverse funzioni. Quando si fa Add Tag ne abbiamo quattro tipi di funzioni. In questa immagine trovate il Create Tour qui. Questo è
la condivisione di un link, è il primo, il testo si trova qui e l'incorporamento ce ne sono diversi, si trova qui e qui e qui. Quindi ecco, potete un po' esplorare qual è la mia idea. Adesso io vado a cliccare il primo, questo è con il link esterno tramite un tasto. Io qui ho caricato un'immagine, attenzione, ne possiamo anche utilizzare di più. Non solo, vi ci tengo a dire che io posso anche caricare soltanto immagini e video e non è detto che io devo aggiungere un testo e una descrizione. Quindi io posso creare all'interno del mio SyncLink uno slideshow. Poi qui posso cambiare il testo, vai al film. Quindi magari diventa più. Lui all'inizio mette automaticamente il link. Posso anche soltanto mettere vai, ok? Qui in alto io posso cambiare l'icona. Normalmente io tendo a scegliere un'icona che indica il contenuto. In questo caso ho selezionato un film e voi vedete che si può anche fare selezionare diversi colori. Suggerisco però di non esagerare troppo con gli effetti, con i colori, perché allora aumentiamo un po' lo stress di chi vede il contenuto. Quindi anche qui bisogna fare un'esperienza e di valutare di volta in volta che cosa andiamo a mettere. Adesso lo chiudo perché non andiamo a cambiare nulla e quindi questa era la prima funzione. La seconda funzione è come aggiungere il testo. Attenzione che io ho aggiunto un tag e non serve. Il testo qui, vedete che quando io ci vado sopra, lui semplicemente mi indica. Questo è utile perché se abbiamo per esempio il corpo umano possiamo soltanto indicare le parti, possiamo anche indicare le parti di una cosa, anche di un luogo in una lingua diversa. Possiamo tramite il testo anche dare delle piccole consegne per esempio come utilizzare questa immagine. Esplora è per esempio il numero 1 e nel numero 2 io incorporo un modulo di Google. E alla fine dell'esplorazione o i ragazzi mi devono rispondere a alcune domande oppure mi de devono semplicemente scrivere un commento. Andiamo alla terza funzione, l'embed. Allora, il video, in questo caso di YouTube, vedete che viene incorporato nell'immagine, non si va fuori, non si apre una nuova finestra e l'embed in questo caso per link. L'embed però in alcuni casi è importante di selezionare il codice embed, quindi di volta in volta questo bisogna a volte provare. Credo che per questo embed, che è un libro, sì, interattivo. Qui c'è il codice, sempre il link. Quindi il libro si legge adesso all'interno, della pagina. Però attenzione, quando io comincio a visitarlo, vedete che è tagliato. E quindi potrebbe essere che io decido quando vedo questo, invece di fare l'incorporamento nella pagina, che decido per il link esterno. Ok? Quindi questo di volta in volta ognuno deve decidere che cosa è il meglio. Andiamo all'ultima funzione, quindi li abbiamo visti tutti. Vi lascio anche nel video il link per questa immagine da poterlo esplorare e volendo anche clonare, il tour. Allora il tour viene creato a partire di un altro sync link esistente, quindi possiamo collegare diversi immagini e collegarli uno all'altro. È carino per fare un escape room, ma anche collegare diverse lezioni. Non mi pare automaticamente, ma se io clicco sopra, lui mi apre tutte le cartelle, quindi mi dà la possibilità delle mie cartelle, quindi per questo che Saima è molto funzionale perché posso ordinare tutti i miei contenuti e non è male questo. Attenzione però, quando abbiamo creato la cartella non appare più
negli altri contenuti. Questi sono invece nei contenuti generali. Teniamo quelle, cambiamo e si può immettere anche l'icona. Qua per mettere la condizione, quindi io posso creare un gioco e potrei inserire qua la domanda e sotto la risposta corretta. Poi opzionalmente posso creare anche la scelta multipla. Allora, questo in realtà non voglio creare un nuovo tag, mi voglio far visualizzare questa immagine che in realtà è un tour creato e così potete visualizzare come è stato creato. Ecco, questa era l'esplorazione di un'immagine che io invito a tutti quanti adesso di clonare. Giocateci sopra e spero che questo video vi sia utile. Esplorate di volta in volta le varie funzioni, quindi qui sopra. Attenzione perché qui si elimina. Per la condivisione adesso di questo link abbiamo questo, l'abbiamo detto all'inizio. E se voglio, attenzione perché se voglio dare un titolo, ed è importante dare un titolo, cambio magari il titolo dell'immagine. Adesso vedete qua, posso adesso anche decidere la privacy, perché attenzione, all'inizio questo clone era pubblico, quindi automaticamente pubblico. Potrei però adesso decidere di metterlo in privato, quindi lo vedo solo io. Adesso chiudo. In privato si vede sempre, però attenzione, non è pubblico. Potrei anche all'esterno, cliccando l'immagine, ho di nuovo tutte le funzioni che ho dimostrato già prima quando abbiamo creato l'immagine. Questo è tutto, spero che sia molto utile per ognuno di voi e alla prossima.